Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. Partiamo con la prima notizia. È scattata in tutta la Campania, ieri sera alle 22, l'allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione Civile. Scuole chiuse a Cava dei Tirreni ed in altre città della regione. Vediamo il servizio. Dopo il weekend soleggiato, il maltempo che nella giornata di ieri si è abbattuto impetuoso sul Lazio ha colpito anche la Campania. Ad annunciare l'arrivo di precipitazioni diffuse con rovesci e temporali di moderato forte intensità era stata nella giornata di ieri la Protezione Civile regionale, che ha diramato un'allerta di colore arancione, in quanto le precipitazioni avrebbero potuto innescare fenomeni come instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango, significativi ruscellamenti superficiali anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori con fenomeni di inondazioni delle aree limitrofe, possibili cadute massi. Di conseguenza in tutti i comuni sono scattate le procedure per affrontare l'eventuale emergenza. In particolare a Cava dei Tirreni il sindaco Vincenzo Servalli, dopo aver convocato il centro operativo comunale, ha emesso nel pomeriggio di ieri un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di oggi. Il medesimo provvedimento è stato adottato anche dai sindaci di Nocera Superiore, Rocca Piemonte, Siano, Sarno, Scafati, Castel San Giorgio, Angri e in diversi comuni del Napoletano. La città meteliana è stata piuttosto fortunata, infatti è stata solo sfiorata dall'imponente perturbazione. Ad ogni modo, l'allerta persiste fino alle 22 di questa sera. L'ondata di maltempo non ha risparmiato la costiera amalfitana, in cui si sono riscontrati danni e disagi. Il servizio è di Miriam Bella. Come preannunciato dalla Protezione Civile, anche in costiera amalfitana la scorsa notte si sono presentati i primi violenti rovesci di stagione, di cui è stato già possibile riscontrare i danni. In primis si segnala la caduta di un macigno sulla carreggiata della strada provinciale Ravello-Chiunzi, la cui percorrenza risulta attualmente rischiosa, in particolare fra i chilometri 1 e 3 nei pressi di Ravello. Al centro della stessa cittadina, inoltre, nel belvedere della principessa di Piemonte, un fulmine è riuscito a sferzare un pino marittimo alto 30 metri e risalente al 1932. Nell'attesa che i vigili del fuoco stabiliscano il da farsi, un tratto di via San Giovanni del Toro resterà chiuso al transito pedonale in via precauzionale. Dopo Monaco, candidato del centrodestra, oggi è toccato a Strianese presentare il suo programma di governo a Palazzo Sant'Agostino. Il sindaco di San Valentino Torio si dice pronto a raccogliere l'eredità di Canfora. Vediamo il servizio. Il governo del cambiamento punta a riservare più risorse per le funzioni in capo alla provincia di Salerno. Così questa mattina è stata presentata la candidatura alla presidenza della provincia di Salerno di Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio, preferito a Servalli con tanto di benedizione di Vincenzo De Luca. Presso la sede del Partito Democratico in via Manzo, alla presenza del segretario provinciale Vincenzo Luciano, dell'onorevole Piero De Luca e dei consiglieri regionali Picarone, Amabile e Fiore, dell'uscente presidente della provincia Giuseppe Canfora, il candidato Michele Strianese ha chiarito come intende guidare l'ente di Palazzo Sant'Agostino. Sebbene la provincia sia stata privata dal governo centrale di importanti risorse, Strianese, di professione ingegnere, sindaco del piccolo comune dell'Agro di San Valentino Torio dal 2015 e consigliere provinciale del 2016, ha ribadito la necessità di dare maggiore attenzione a diversi comuni della provincia, partecipando a finanziamenti regionali per reperirne risorse. Sicurezza, strade, edilizia scolastica, arredo urbano e rifiuti, i punti principali della campagna elettorale di Michele Strianese, candidato presidente della provincia di Salerno. La provincia ha un ruolo determinante per la gestione e la manutenzione del territorio, ha ribadito più volte Strianese, rimarcando l'impegno già dato nell'ultimo anno e mezzo dalla provincia con un investimento di 7 milioni di euro per la manutenzione delle strade. Sul fronte dell'edilizia scolastica si è detto che c'è un piano per la riqualificazione di altri istituti italiani, 1 miliardo e 700 milioni a disposizione di tutte le province italiane con almeno 43.000 euro per istituto scolastico della provincia di Salerno. Noi puntiamo alla continuità, ma puntiamo ovviamente anche a migliorarci sui risultati che vogliamo ottenere sul territorio, sulle risposte che vogliamo dare ai territori, ma ai sindaci e alle amministrazioni comunali.
La destra parla di discontinuità, ma sono stati loro nel 2014 come amministrazione uscente a perdere le elezioni. Quindi vuol dire che gli amministratori della provincia 4 anni fa hanno ritenuto, diciamo, di dover interrompere un governo a guida centrodestra. Perché qualcuno dimentica che dal 2009 al 2014 hanno amministrato loro e che poi nel 2014 sono stati bocciati. Quindi hanno un po' di memoria corta, qualcosa glielo dobbiamo ricordare. Noi puntiamo a essere riconfermati, puntiamo a vincere, siamo sicuri che sarà apprezzato dagli amministratori locali della provincia di Salerno il nostro sforzo, perché noi abbiamo preso la provincia nel 2014, anno nel quale è stata ovviamente è entrata in vigore la legge del Rio, che ha messo in difficoltà le province, ma già di per sé noi abbiamo trovato una provincia in predissesto economico e finanziario, e noi stiamo evitando il dissesto perché abbiamo approvato un piano di riequilibrio, l'abbiamo fatto noi. Abbiamo trovato le partecipate della provincia in condizioni pietose, parlo di Ecoambiente Salerno e di Areghi Multiservizi, e noi con l'amministrazione a guida Canfora stiamo cercando di risollevare le sorti di queste partecipate, sia perché ci sono tante persone che lavorano, tanti lavoratori, ma anche perché vogliamo continuare ad assicurare i servizi per i cittadini. Ecco, oggi l'ente provincia è un ente in sordina, in che modo pensate di garantire in modo particolare la sicurezza delle strade, la manutenzione delle strade e delle scuole? Ma lo dobbiamo fare cercando di sfruttare al massimo e rendere concreti tutti i finanziamenti che abbiamo e quindi tutti i tanti progetti che sono in corso. Per esempio, basti pensare che il progetto della Fondovalle del Calore è stato ripreso e iniziato di nuovo da questa amministrazione provinciale con fondi regionali, ma la stazione appaltante è la provincia di Salerno. Chi sta eseguendo i lavori di questo lotto di 23 milioni di euro è la provincia di Salerno ed è l'amministrazione che diciamo oggi si ripresenta per chiedere la fiducia. La Cilentana, la 430, è stata inaugurata di nuovo l'anno scorso, è stata riaperta dopo 3 anni di abbandono delle amministrazioni precedenti da questa amministrazione provinciale. Quindi stiamo parlando di opere importantissime, ma proprio il 19 di ottobre, l'altro giorno, è stata pubblicata la gara per il potenziamento della viabilità che diciamo collega la tangenziale di Salerno con l'aeroporto. Cose concrete, abbiamo diciamo 2,9 milioni per un primo lotto per potenziare la viabilità che mette in collegamento la tangenziale con l'aeroporto, passando per i comuni di Pontecagnano e Bellizzi. Cose concrete. La Regione Campania ha dato il via libera all'inizio delle procedure di selezione pubblica per l'ingresso di 10.000 persone da impiegare negli enti locali. Ora tocca ai comuni, entro 60 giorni, siglare l'accordo di collaborazione con la Regione. Il servizio è di Daniela Raimondi. Entra nel vivo il piano per il lavoro per la pubblica amministrazione della Campania. Dallo scorso 18 ottobre, infatti, sono partite le procedure per le circa 10.000 assunzioni nella pubblica amministrazione previste per il biennio 2019-2020 in tutta la regione Campania attraverso il corso concorso gestito dal centro di formazione Formez. E adesso tocca ai comuni interessati far pervenire al governo regionale la domanda di adesione. Il cronoprogramma prevede scadenze definite. Entro 60 giorni l'accordo di collaborazione dei comuni con la Regione Campania. Entro i successivi 30 giorni la comunicazione al Formez del fabbisogno del personale. E alla fine di questo iter sarà proprio il centro di formazione a pubblicare il bando per i tirocini retribuiti finalizzati all'assunzione. L'obiettivo indicato nel provvedimento regionale è quello di selezionare, formare e qualificare con le modalità del corso concorso il personale selezionato ed immesso in misura pari al fabbisogno degli enti locali. Creare lavoro resta la nostra priorità assoluta, ha dichiarato il governatore Vincenzo De Luca. La Regione Campania ha l'obiettivo di dare ad un'intera generazione una speranza di vita. Ci muoveremo con determinazione per raggiungere questo risultato. Trasparenza assoluta, procedure concorsuali gestite da un terzo ente. Lavoro vero per innovare la pubblica amministrazione, per il suo ringiovanimento e valorizzare dei sacrifici di migliaia di ragazzi e ragazze.
Folla di fedeli ieri mattina al santuario dell'Avvocata Sopra Maiori per l'ultima celebrazione del 2018. Vediamo il servizio. Tanti fedeli ieri mattina, anche in virtù della splendida giornata di sole, si sono recati a piedi in pellegrinaggio all'Avvocata sul Monte Falesio per partecipare all'ultima celebrazione del 2018 al santuario. Dopo la Santa Messa, celebrata dal rettore Don Gennaro Lo Schiavo, infatti, in una chiesa gremita all'inverosimile, la statua della Vergine Avvocata, tra canti di giubilo, preghiera e tanta commozione, ha fatto ritorno nella nicchia che sovrasta l'altare maggiore, dove trascorrerà l'inverno in attesa di essere nuovamente accolta dai suoi fedeli il prossimo 7 aprile, quando comincerà il conto alla rovescia per la tradizionale festa del lunedì dopo Pentecoste, che il prossimo anno cadrà il 10 giugno. Apriamo adesso la pagina dello sport. Nell'ottava giornata del campionato di Serie C Girone C, la Cavese non ha dovuto giocare il match sul campo della Viterbese Castrense. La formazione metelliana riprende ad allenarsi oggi in vista del match casalingo di sabato con il Trapani. Vediamo ora i risultati del campionato nell'ottava giornata. A Pagani, Catania batte Paganese 4-2, Trapani Rieti 3-0, Vibonese Sicula Leonzio 1-0, Matera Casertana 2-2, Juve Stabia Monopoli 2-1, a Siracusa Potenza batte Siracusa 1-0, Rende Bisceglie 3-0, Urbs Regina Virtus Francavilla è il posticipo di oggi alle 14.30. Si gioca a Vibo Valentia. Hanno riposato il Catanzaro, la Cavese e la Viterbese. Prego ora la regia di mettere in onda la classifica dopo 8 giornate di campionato. La classifica del girone C della Serie C vede la Cavese attualmente al 9° posto con 8 punti, insieme ad altre 3 formazioni, che sono Monopoli, Bisceglie e Sicula Leonzio. Al primo posto il Trapani, che ha come dirette inseguitrici la Juve Stabia e il Rende. Parecchie squadre si trovano a dover recuperare delle partite. La Viterbese non ne ha giocata finora nemmeno una e in questi giorni saprà se dovrà giocare nel girone C oppure se potrà cambiare girone. Ecco ora il prossimo turno. Proprio il Trapani, allenato da Vincenzo Italiano, sarà il prossimo avversario dei metelliani. Sabato 27 ottobre con inizio alle 14.30 al Simonetta Lamberti. Possiamo rientrare in studio. Vediamo ora i 21 gol realizzati nell'ottava giornata del girone C della Serie C, in attesa del posticipo Regina Francavilla.
Quest'anno la CDA Pezza Volley Cava, compagine che rientra nell'ambito della Primavera Cavese, parteciperà al campionato di Serie D Campana. Scopriamo qualcosa in più su questa squadra nel prossimo servizio. Sono giovani e cavesi i componenti della rosa della CDA Pezza Volley Cava. La compagine che parteciperà al campionato di Serie D Campana, è stata inserita nel girone B, fa parte della grande famiglia della Primavera Cavese, associazione impegnata nello sport ma anche molto attiva nel sociale. Capitan Simone Visco e compagni, ormai da qualche settimana, si stanno allenando agli ordini di mister Roberto Baldi, promettente tecnico che ha cominciato il suo percorso formativo proprio con la Primavera Cavese e che nella passata stagione, dopo aver maturato importanti esperienze in categorie superiori, ha fatto ritorno alla base subentrando a campionato in corso sulla panchina della MP Auto, formazione che ha partecipato al campionato di Serie C femminile. L'ottimo lavoro svolto ha indotto l'associazione a puntare su di lui per affrontare questa nuova avventura, che ambisce a restituire un ruolo di primo piano al volley maschile nella città metelliana. Ed i segnali sin da subito sono stati positivi. Infatti il gruppo che si accinge ad esordire il 27 ottobre sul difficile campo del volley meta, a fare coeso e con grande motivazione, risponde alle sollecitazioni del tecnico durante le sedute di allenamento, che si svolgono il lunedì alla palestra del De Filippis, il mercoledì ed il venerdì alla palestra Monticelli di Santa Lucia. Questa è la squadra che l'anno scorso militava nel campionato di prima divisione provinciale e sono rientrati alcuni atleti che militavano in società fuori cava e quindi abbiamo deciso di avere questo ripescaggio che ci è stato accettato dalla federazione regionale e quindi quest'anno faremo il sospirato campionato di Serie D regionale dove il nostro organico è formato principalmente da atleti giovani di buone prospettive e quindi cercheremo di divertirci. La guida tecnica è stata affidata a Roberto Baldi, un giovane allenatore promettente cresciuto proprio in casa Primavera Cavese. Sì, Roberto diciamo è il nostro figlioccio. Fa piacere di questo campionato perché alla fine ci sono tutte le eccellenze giovanili come atleti e ci sta anche l'eccellenza come allenatore che secondo me Roberto Baldi la merita appieno per la sua dedizione, il suo impegno in questo sport. Farebbe piacere vederlo su piazze ancora più importanti, però lui adesso sta facendo le ossa. Per la Primavera Cavese non solo Serie D maschile ma anche prima divisione femminile con l'ambizione di fare un campionato di vertice. Purtroppo noi quest'anno non facciamo più la Serie C per la carenza di atlete, sono venute a mancare delle atlete e quindi abbiamo reputato idoneo fare un campionato di prima divisione provinciale con un buon parco atlete e allenate dal sottoscritto con l'ambizione di vincere il campionato. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG di RTC Quarta Rete.